chiude la prima batteria, Nico Fidenco. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire. Ti voglio far provare come nasce un amore. Forse tu non lo sai. E nonostante la voce non sia in forma, perché il raffreddore, diciamo che ha colpito veramente in pieno proprio lo strumento con il quale lavoro, ma è d'altra parte, sono i mali di stagione. Oggi sono comunque qui per iniziare questa nuova settimana e per dedicare un blog postumo ad un artista che ci ha lasciato purtroppo il 19 novembre del 22. Quest'artista ha fatto tantissime cose bellissime nella musica italiana, ha fatto colonne sonore, ha fatto sigle per telefilm, per cartoni animati, ma più che altro è stato il primo in Italia ad aver realizzato il primo tormentone estivo. Quindi il primo tormentone estivo che l'Italia ricordi lo ha realizzato, cantato e presentato quest'uomo, e sto parlando di Nico Fidenco. Oggi vi racconto la storia di Nico Fidenco, la storia della sua arte. Vi auguro la buona visione e benvenuti sul mio canale. A casa di Rene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. Sì, passeggi sotto il sole, aiuta la piaccia, aiuta la piaccia. Nico Fidenco in realtà si chiama Domenico Colarossi. È nato a Roma il 24 gennaio del 33. È stato un cantautore, un compositore italiano che ha conosciuto una grande popolarità a partire dal 60, che sarebbe l'anno in cui ha inciso il suo primo successo, che era What a Sky, che poi lo tradurrà anche in italiano, si chiamerà Su nel cielo e sarà la colonna sonora di un film di Maselli che appunto si chiama I Delfini. Per svariate colonne sonore che ha realizzato ha usato anche un altro pseudonimo, ossia quello di Dominac. Nel 1939, a 6 anni, Nico Fidenco si trasferisce con la famiglia ad Asmara e ci rimane per 10 anni. Nel 60 Fidenco era già in forze all'RCA di Roma, era stato introdotto in questa etichetta da Franco Migliacci ed era entrato di tutto diritto come cantautore, scrivendo canzoni per altri. Il regista Maselli, che era regista di un film che si chiamava I Delfini, voleva nella colonna sonora un pezzo di Polanca che si chiamava Crazy Love, ma la richiesta di Polanca fu talmente alta da un punto di vista economico che Maselli preferì rivolgersi a Micocci e chiedere se era possibile poter avere un altro pezzo. Il pezzo che gli fu presentato era scritto da Giovanni Fusco, si chiamava What a Sky e fu provinato da 3 artisti, Little Tony, il figlio dello stesso Fusco e Nico Fidenco, e alla fine la scelta cadde proprio su Nico Fidenco. L'etichetta inizialmente non prevedeva la pubblicazione di un disco, poi però ci fu tantissima richiesta e allora uscì un 45 giri di questa canzone colonna sonora, dove dentro c'era nel lato A la versione inglese del pezzo e nel lato B la versione in italiano. Ti vedo brillare una lacrima azzurra, è una goccia di mare, è meno che nulla, ma senza... Nico Fidenco iniziò quindi a incidere varie svariate canzoni per delle colonne sonore e nello stesso periodo iniziò però a fare anche canzoni per la musica popolare e canzoni per la musica leggera. Iniziò a incidere tanti pezzi, anche veramente che sono diventati importantissimi per la musica italiana negli anni 60. Ad esempio, nel 1964 registrò e lanciò Con te sulla spiaggia, canzone che arriverà seconda a un disco per l'estate di quell'anno. Altre canzoni di successo saranno Se mi perderai, Come nasce un amore, A casa di Irene, La voglia di ballare, che anche questa sarà una canzone del 65 e che arriverà
in finale a Un disco per l'estate. Canterà anche Goccia di mare, Non è vero, Tutta la gente, ma soprattutto nel 61 Nico Fidenco lancerà Legata a un granello di sabbia, canzone che viene considerata tutt'oggi il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia, perché rimase prima in classifica per 14 settimane e fu il primo 45 giri a superare in Italia il milione di copie vendute. La particolarità di Nico Fidenco è che non voleva apparire in copertina, non voleva apparire nella copertina dei dischi perché era molto timido e quindi preferiva che sulla copertina dei suoi dischi ci fossero delle belle ragazze e sceglieva delle modelle per questo. Nel 66 lascia la RCA, passa alla Parade e partecipa anche al Festival di Sanremo. Questo accade nel 67, la canzone che canterà si intitola Ma piano per non svegliarti, in coppia con Cher, ma le cose non vanno bene perché la canzone non arriva in finale e quindi praticamente inizia un calo, diciamo, di popolarità da un punto di vista proprio di cantante di musica leggera. Tu che mi amavi non mi parli più e mi fai piangere per niente. A un certo punto quindi decide di incidere sempre meno per la musica leggera e impegnarsi più che altro sulla musica per le colonne sonore e inizia proprio negli anni 70 a incidere tantissime musiche, canzoni proprio per svariati film di svariati generi, si va dallo spaghetti western a film un po' erotici tipo Emanuele Nera, oppure film horror come il film Zombie Holocaust dell'80. Comunque moltissime sono le colonne sonore che realizza, ogni tanto pubblica un album di musica pop, ad esempio nel 70 pubblica un disco che si chiama La mia estate con Cinzia e poi inizia anche un altro percorso, cioè quello dei cartoni animati, inizia a incidere per svariati cartoon di anime giapponesi, moltissime colonne sonore o sigle addirittura. Ricordiamo di lui Don Chuck Castoro, ricordiamo Sammy il ragazzo del West, Godzilla, ma più che altro Bam il mostro umano, che addirittura vendette circa 200.000 copie ed era il primo vero cartone animato horror della storia della televisione. Fu il primo, forse anche l'unico, cartoon dato in televisione per i bambini che aveva un tema horror. Due occhi di ghiaccio, 60 vipere sopra ogni braccio. Se tra le fronde sussurra il vento, Chuck lo saluta tutto contento. Nico Fidenco realizzò anche sigle per telefilm, anche importanti, diciamo il più importante di tutti assolutamente quello di Arnold, il mio amico Arnold, la serie omonima e di conseguenza la colonna sonora e la sigla di questo famosissimo telefilm americano. Ha inciso poi altri album, uno nell'81 La mia mania, uno nell'89 Direzione vietata. Tra l'84 e il 94 ha fatto parte dei Super 4 insieme a Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana, Gianni Meccia. Nel 2007 si è esibito per l'ultima volta dal vivo a Lucca Comics and Games. Nico Fidenco è morto a Roma il 19 novembre del 22, aveva 89 anni. Se mi perderai, forse capirai che han voluto bene a me soltanto. Mentre la gente fa finta di niente, mentre la gente fa l'indifferente, e il tuo cuore riscaldarsi potrà, e mai più freddo sentirai.